un Polifemo davvero speciale. Siamo alla terza per i festeggiamenti in onore dello SMAIRM. Lo SMAIRM festeggia i 50 anni di attività, 50 anni insieme costruiamo il futuro, è lo slogan della serata, un momento per ricordare l'importanza della riabilitazione, per ripercorrere questi 50 anni cercando di fornire un servizio sempre migliore, un servizio che è già eccelso, di estrema qualità, un punto di riferimento, una pietra miliare per l'intero Mezzogiorno d'Italia. E allora rappresentanti politici, rappresentanti istituzionali, rappresentanti della sanità e ovviamente i vertici dello SMAIRM, il tutto all'insegna dello spirito di una festa, anche con momenti di rappresentazione e con momenti crescendo musicali. Auguri SMAIRM, auguri per questi splendidi SMAIRM, 50 anni. Che è stato fondato nel 1969 e che ora, oltre alla sede centrale, è presente in 13 ambulatori esterni in tutta la provincia di Taranto. Monsignor Claudio Maniago, arcivescovo della diocesi di Castellaneta, è evidente lo spirito cristiano che permea l'operato dello SMAIRM, una testimonianza di vita cristiana profusa da ogni dipendente. Certo, la famiglia che si è creata, perché tale è lo spirito con cui questa azienda da 50 anni vive, non può che nascere da una grande intuizione, umana certo, ma ispirata, e in effetti, ripeto, la qualità che si respira in questa struttura è una qualità profondamente spirituale, cioè che va ben oltre quelle che sono tutte le realtà tecniche, scientifiche, che pure qui sono all'avanguardia, ma c'è quella dose, quello spessore di umanità che soltanto in una visione antropologica che veda anche un'ispirazione che vada oltre e quindi una visione di Dio, è possibile che si possa realizzare in questi termini. Un sogno però che si realizza, e questa è una dimostrazione ancora più concreta che persone ispirate cristianamente possono anche realizzare grandi cose, anche grandi aziende, per il bene della società e anche per il bene e il progresso del territorio. Siamo con il governatore di Puglia, il dottor Michele Emiliano. Lo SMAIRM è l'esempio vivente di una struttura privata convenzionata, e quindi questo disegna perfettamente quel binomio che ci deve essere tra pubblico e privato, il privato che va ad implementare il pubblico. Beh, diciamo che questa è una struttura pubblica di proprietà privata, ma ha un ruolo fondamentale in tutta una serie di terapie che sono ovviamente fondamentali, delicate, complicatissime, e devo dire che questo vale per tante strutture nella regione Puglia che come questa riescono davvero a raggiungere livelli di straordinaria eccellenza. Qui c'è dedizione, c'è amore, c'è quella attenzione che probabilmente non è facile trovare altrove. Questi 50 anni non sono trascorsi in vano, sono stati riempiti di cose buone, e la Regione Puglia ovviamente continuerà a sostenere questa organizzazione così importante, anzi a chiederle sfide sempre più rilevanti, perché tanti sono i settori dove secondo me un'azienda come questa può dare il suo contributo. La dottoressa Anna Maria Camalleri, direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, nel suo intervento ha evidenziato questo rapporto, questa sinergia tra lo SMAIRM e il mondo della scuola, un rapporto sinergico che vuole abbattere, che intende abbattere le barriere della disabilità. In che modo si sta strutturando questo rapporto? Sicuramente
in questo momento questo rapporto si avvale di esperienze condivise, percorsi condivisi che la scuola, i docenti di sostegno, le famiglie dei bambini disabili, gli operatori dello SMAM, gli psicologi fanno sul progetto di vita dei bambini, perché i bambini disabili hanno bisogno di un'attenzione dedicata con percorsi personalizzati, e questi percorsi personalizzati vanno condivisi perché non possono appartenere solo alla scuola, ma tutto quel circuito di istituzioni, vi compresa la famiglia, che ruota intorno ai bambini. Quindi è un vero e proprio progetto di vita. È importante anche ascoltare il pensiero di chi ha avuto rapporti diretti con lo SMAIRM, da chi appunto attraverso la sofferenza, attraverso lo SMAIRM ha visto la luce. È il caso della signora Maria Ferrante Pace. E allora ci racconti rapidamente la sua storia e questa luce all'orizzonte che si è stagliata grazie allo SMAIRM. Sinteticamente abbiamo avuto un figlio nel 1986 con una sindrome molto rara denominata sindrome del cri du chat, geneticamente diciamo non dava problemi, nel senso che non era ereditaria, ma penalizzava moltissimo neurologicamente il ragazzo, che non era in grado di comprendere nessun pericolo di compiere gli atti quotidiani della vita, una gestione veramente molto grave. Dopo diversissimi anni di personale assistenza con persone, assistenti privati, abbiamo avuto modo di conoscere questa struttura nel periodo estivo, quando noi ci trasferivamo da Bari qui al mare di Castellaneta, e avendo avuto la possibilità quindi di conoscere Maria Luisa Paciulli ci siamo rivolti a lei per poter beneficiare appunto dei trattamenti per nostro figlio. Ora, io non voglio parlare soltanto dell'aspetto umano che qui abbiamo trovato, io voglio parlare innanzitutto, perché non ne ho avuto la possibilità, ero molto emozionata, di quella che la professionalità dello SMAIRM. Nello SMAIRM non c'è solo l'umanità, che è importantissima, ma c'è veramente una alta professionalità a tutti i livelli. E se qualcuno, qualche dipendente, qualche volta, io l'ho potuto constatare, diciamo devia, no? Sgarra, c'è sempre l'opportunità di intervenire. È una struttura veramente di eccellenza. Questa, ricordiamolo, è una festa, la festa dei 50 anni dello SMAIRM. E allora ecco le dolci note musicali e la soave voce dell'interprete che ci fa vivere i brani natalizi. È davvero bello che la sofferenza della malattia sia accarezzata
dalla professionalità e dal profondo senso di umanità. Una serata oltretutto che è una festa con momenti musicali, con le battute esilaranti di Stornaiolo. Il tuo stato d'animo. Senti, l'hai detto benissimo, è proprio vero, questa è una serata speciale. Abbiamo ascoltato delle testimonianze molto vere, molto profonde, che devo dirti mi hanno colpito. Si capisce che in questo luogo, che questa organizzazione naturalmente si muove per dare sostegno a 600 dipendenti, è un'azienda, però lo fa con tutto il cuore. Devo andare a presentare. Io questa sera ho imparato cosa vuol dire essere più buoni. L'ingegner Gianfranco Lopane, sindaco di Laterza. Lo SMAIRM è patrimonio non solo di Laterza ma di tutta la Puglia, un centro di eccellenza del meridione, una riabilitazione di eccellenza appunto. Lo SMAIRM è comunità nella comunità di Laterza. Lo SMAIRM festeggia oggi 50 anni di attività facendo un bilancio di tutto quello che è stato possibile in questi 50 anni a favore della sanità, a favore della riabilitazione, in progetti educativi speciali, sempre al fianco delle fragilità. Ma questo è anche il momento per puntare al futuro e scrivere insieme i prossimi 50 anni di questa azienda e di questa comunità. Per questo credo che questa serata fosse stata importante e gli interlocutori hanno ribadito questa necessità e questa opportunità per il nostro territorio. Lei ha usato un'espressione latina molto bella, si dice ad maiora, ad meliora, lei ha detto ad minora, proprio con riferimento alle attenzioni che lo SMAIRM e tutti noi dobbiamo riservare alle fragilità, a coloro i quali purtroppo hanno delle minorazioni fisiche o intellettive. Lo SMAIRM da 50 anni si occupa dei più fragili, degli ultimi. Credo che questo sia l'augurio che si poteva fare e augurare a questa struttura, a questa comunità per il prossimo futuro. Continuare a occuparsi delle cose piccole, delle cose che meritano la nostra attenzione, delle cose che vanno tutelate e difese con le unghie. Michele Pacciano, presidente dell'Associazione Familiari Assistiti OSMAIRM. Cosa vuol dire OSMAIRM per chi ha avuto, per chi purtroppo ha ricevuto sofferenze dalla natura? OSMAIRM è una delle più grosse realtà di accoglienza della disabilità grave e adesso la disabilità è vissuta molto meglio rispetto a prima e questo è dovuto anche ad OSMAIRM, ma la disabilità grave, quella neurologica, è ancora abbastanza emarginata e OSMAIRM copre questo gap da 50 anni. Il dottor Roberto Semeraro, direttore medico del centro OSMAIRM. Ecco, direttore, proprio parliamo dell'offerta sanitaria in termini riabilitativi e non solo, che appunto l'OSMAIRM garantisce ai pazienti, agli assistiti. Sì, diciamo che il nostro centro prevede un centro residenziale con 270 posti di riabilitazione dedicati sia alla riabilitazione intensiva dopo patologia acuta, quindi un reparto di riabilitazione post-acuzie, e poi alla riabilitazione estensiva, sia ad alto turnover per i pazienti che non hanno recuperato nella immediata fase post-acuzie, sia per pazienti che sono di lunga assistenza con disabilità psichiche, fisiche, motorie, quindi pazienti ad alta complessità clinica che sono ospiti di lunga assistenza. Direttore, una offerta sanitaria molto variegata attraverso prestazioni qui in loco nella sede di Laterza, nelle sedi periferiche, l'assistenza domiciliare.
una sanità, una riabilitazione fatta su misura ad hoc per ogni paziente a seconda della patologia di cui soffre. Sì, diciamo che la disabilità è in continuo aumento con l'invecchiamento della popolazione e con il fatto che molte patologie oggi sono curabili, sì, però si rimane in condizioni di disabilità. In questo contesto una delle cose che è possibile fare è organizzare dei team riabilitativi articolati dove non c'è soltanto un medico a farsi carico dell'assistenza sanitaria e riabilitativa, ma un'equipe intera costituita da psicologi, educatori, fisioterapisti, logopedisti, assistenti sociali. In questo modo è possibile fare la presa in carico multidisciplinare del paziente e questo lo possiamo fare in diversi setting assistenziali, da quello residenziale, ambulatoriale o domiciliare. Maria Luisa Paciulli, presidente OSMAIRM, una lunga storia nata 50 anni fa. Sicuramente stasera tanti saranno stati i flashback, i ritorni al passato. Cosa ricorda di quel primo giorno e di tutto questo lungo e intenso cammino? Io il primo giorno, come ho detto prima, ero solo una ragazzina, però ho sempre seguito la vita dello OSMAIRM. C'è stata un'evoluzione, però anche i primi tempi sono stati bellissimi, perché tanti bambini, come ha detto il dottor Gregorio Colacicco, prima erano nascosti, le famiglie avevano vergogna quasi di far vedere che avevano in casa un bambino disabile. Quindi lo SMART li ha portati fuori questi bambini e li ha aiutati a dare dignità, la dignità di vita. Marco Caragnano, rappresentante dei dipendenti OSMAIRM. Cosa significa essere dipendente dell'OSMAIRM? Innanzitutto avere l'orgoglio di vivere una vita con chi c'ha molto da insegnarci più che noi insegnare loro. Come ho già avuto modo di dire, loro ci insegnano tutti i giorni a vivere. Loro non sanno cosa sono i sentimenti di odio. Sanno solo la parola amore, forse, perché anche una forte ingenuità, proprio purezza d'animo, indubbiamente, e ogni giorno ci insegnano a vivere, ci insegnano a essere umili, a accettare la vita così com'è e ad amare quelli che sono i sentimenti più semplici e più profondi, dal rispetto al coraggio di vivere, e ci insegnano a vivere la vita bene. Grazie. Il dottor Gregorio Colacicco, direttore sanitario dell'ASL di Taranto. Lo SMAIRM è un'offerta che la nostra ASL offre alla collettività. Beh, nel ventaglio, diciamo, di tutti i setting assistenziali, lo SMAIRM si è ritagliato un ruolo di primaria importanza, non nell'ASL di Taranto, non nella regione Puglia, ma in tutta l'Italia meridionale. Perché in linea con quanto previsto dalla ex articolo 26 della 833 si è occupato di disabilità nella presa in carico totale, globale di equipe. Quindi è cresciuto facendosi carico di queste problematiche, naturalmente è stato accreditato come struttura di riabilitazione e oggi è un'eccellenza su tutto il territorio pugliese. La dottoressa Clemi Pentasuglia, amministratrice dello SMAIRM, una realtà che spicca per eccellenza del servizio riabilitativo, come detto più volte, non solo
in Puglia ma nel mezzogiorno d'Italia. Diamo alcuni numeri, proprio le cifre dei servizi che vengono resi. Sì, oggi Osmairm celebra i suoi 50 anni, una storia, un percorso compiuto con la riabilitazione che ha visto una crescita a partire dal 1969 che ha portato ad oggi ad avere una struttura residenziale con 270 posti letto di riabilitazione extraospedaliera, di cui alcuni con riabilitazione intensiva post-acuzie, con 13 centri ambulatoriali in tutta la provincia di Taranto, per un numero di prestazioni pari a 500 prestazioni domiciliari al giorno e 325 prestazioni ambulatoriali. Dei numeri che comunque non soddisfano le nostre lunghe liste di attesa. Che dire, oggi per noi non è un traguardo ma anche un punto di partenza, perché tanti in cantiere sono i progetti che vogliamo portare a compimento, poiché tante idee e tante iniziative, grazie anche all'esperienza che abbiamo maturato in questi anni e anche alla capacità di comprendere quali possono essere i reali bisogni delle persone fragili. Ed ora un momento davvero particolare, il presepe dello Smile, una parte di esso, la rappresentazione presepiale anche con alcuni assistiti dello Smile, proprio per voler significare che la diversità è ricchezza e non esistono disuguaglianze al di là di certi insulti che la natura può aver riservato.